Ciao amici, oggi ho pensato di condividere con voi un tortino con verdure e formaggi che può essere un'idea in realtà per raccogliere un po' tutto quello che abbiamo a disposizione anche in piccoli quantitativi all'interno del nostro frigorifero. Soprattutto in questo periodo in cui fare la spesa è un po' più complesso, in realtà fare un tortino con verdure e formaggi è un modo per raccogliere, svuotare le nostre provviste prima magari di programmare una nuova spesa. Quindi partiremo con la preparazione della nostra brisée che avevamo tra l'altro già utilizzato per fare lo strudel salato. Brisée che è un impasto fantastico perché si presta sia a preparare il dolce che a preparare il salato. Quindi noi partiremo, io metterò tutto nel bimby, lo potete mettere, gli ingredienti li potete mettere anche in un'impastatrice, in una planetaria oppure mescolare il tutto a mano. Io ho preparato 240 grammi di farina, questa è farina senza glutine, sempre farina senza glutine per pane, e voi potete utilizzare anche la farina tradizionale regolando solamente il quantitativo di acqua. Per il senza glutine io qui ho 80 grammi di acqua. Per il tradizionale eventualmente aggiungetela in modo graduale perché potreste averne bisogno di qualche grammo in meno. E poi aggiungiamo 100, perché ho fatto doppia dose, 100 grammi di burro. Io metto il tutto a impastare, quindi 240 grammi di farina, 100 grammi di burro, 80 grammi di acqua e ovviamente, visto che è una preparazione salata, un bel pizzico di sale, che comunque sappiamo utilizziamo sempre anche nelle preparazioni dolci in quantità inferiore. Abbiamo impastato la brisée che ha una bellissima consistenza. Adesso la facciamo semplicemente riposare in un sacchettino di plastica oppure con la coperta con pellicola trasparente per il tempo necessario a cominciare a preparare il ripieno, quindi io la metto semplicemente nel sacchettino. Se morbida, la possiamo mettere in frigorifero in attesa di utilizzarla, poi la lavoreremo sicuramente meglio. Parto con la preparazione un pochino più antipatica, se vogliamo, ossia la pulizia dei carciofi. Noi nei carciofi dobbiamo togliere le foglie più esterne, che sono anche quelle più coriacee, ecco, queste ormai vanno abbastanza bene. Dobbiamo togliere la parte delle punte che è quella dove ci sono appunto intanto gli aculei, ma poi che rappresentano anche la parte più dura. Tagliamo poi il carciofo a metà. E adesso dobbiamo togliere la parte della lanugine qui alla base e questa parte interna che ha una parte spinosa. Quindi essere certi che all'interno del carciofo non ci siano parti che poi ci possono in qualche modo fare male. E questa parte eventualmente, se è un po' scura, la puliamo, rimuoviamo queste parti più dure. Questa parte del carciofo, perché non annerisca, la mettiamo in acqua con dentro un po' di limone fin tanto che non saremo pronti per tagliare i due carciofi in spicchietti. Prendiamo i nostri mezzi carciofi e li tagliamo in piccoli spicchietti che faremo adesso saltare e ammorbidire in una padella con un filo d'olio. Mettiamo il nostro filo d'olio, uno spicchio d'aglio, un bello spicchio d'aglio e i pezzetti di carciofo. Quando sentiremo che l'olio inizia a sfregolare, poi aggiungeremo anche un goccino d'acqua per portarli a cottura.
Metto 250 grammi di ricotta nel contenitore e adesso insaporirò questa ricotta con 50 grammi di pomodorini secchi. Questi sono pomodori secchi che avevo acquistato in uno dei miei viaggi in Sicilia e non sono in olio, sono proprio solo pomodorini essiccati e ancora belli morbidi. Vanno benissimo anche eventualmente se li avete in olio o se avete dei pomodorini o dei pomodori semisecchi. Non faccio dei pezzi piccolissimi. Non voglio tritarli perché mi piace l'idea che poi si sentano bene all'interno del ripieno. Oltre a questi avevo un po' di erbette che ho fatto saltare in padella con un filo di olio e un pizzico di sale. Anche in questo caso trito leggermente perché altrimenti magari ci potrebbero dare fastidio, non voglio tritarli in modo fine fine fine, però sicuramente ho bisogno di una pezzatura un pochino più un po' più piccola. Aggiungiamo quindi questi e poi come ultimo ingrediente aggiungeremo i nostri carciofi fatti ammorbidire. Adesso insaporisco con sale e pepe e poi vediamo di aggiungere i carciofi. Faccio un trito di prezzemolo e timo. Ricordiamoci che le erbe aromatiche sono molto ricche di micronutrienti, quindi in periodi in cui dobbiamo occuparci in particolare della salute, utilizzare erbe e spezie può essere un modo per prendersi cura di noi. Noi adesso poi aggiungiamo il trito al ripieno di ricotta che poi insaporiremo. Per insaporire, come si diceva, aggiungo qualche cucchiaio di parmigiano grattugiato, un pizzico di sale e una bella macinata di pepe. A questo punto aggiungo i carciofi. Ho aggiunto i carciofi e mescolo il tutto. Abbiamo tolto la pasta brisè dal frigorifero, ne prendo 2/3 almeno per fare la base. Ho una teglia da circa 24 centimetri di diametro. Adesso facciamo un bel disco sottile che ricopra tutto. Ho steso la pasta brisée e con questa adesso ricopro questo stampo a cerniera. Vedete che ho lasciato i bordi abbastanza alcuni in modo da poter riempire il tutto con il ripieno. Quindi adesso stendiamo il ripieno. Dopodiché pareggeremo l'altezza del nostro contorno. Ho leggermente pareggiato i bordi in modo che siano presenti dappertutto e adesso riempio il guscio con il nostro ripieno. E stendo il ripieno in modo uniforme e completerò con dei pezzettini di formaggio brie. Completiamo tagliando dei pezzettini, delle fettine sottili di brie con cui copriamo la superficie del tortino. Dopodiché tireremo la restante pasta brisée in modo molto sottile per creare il coperchio della nostra quiche. Stendiamo il secondo disco di pasta brisée che mi servirà per coprire il tortino. Lo dobbiamo stendere in modo assolutamente sottile perché in questo modo funge solo da copertura per il ripieno e non da
troppo sapore. Abbiamo tirato il coperchio sottilissimo, adesso lo ribaltiamo sopra il nostro tortino in modo che ne copra completamente la superficie. Con i rebbi della forchetta stacchiamo il disco inferiore dalla parete in modo da rivoltarlo sulla superficie e da sigillare lo strato superiore più sottile in questo modo. Il nostro tortino è pronto, foriamo leggermente la superficie, anche se ci sono già dei buchini attorno che permettono la fuoriuscita del vapore che si formerà, e la mettiamo in forno a 180 gradi per 25-30 minuti guardando il colore della superficie. Questo è il tortino dopo 30 minuti in forno, ma naturalmente ogni forno è diverso, per cui mi raccomando, tenetelo d'occhio. Io adesso semplicemente lo tolgo dalla carta forno, lo metto sul piatto già portata e poi siamo pronti per gustarcelo. Quindi mi auguro che vi piaccia, portate tutte le varianti che vorrete in base agli ingredienti che avete a disposizione e buon appetito. Ciao amici!